Logos Web Radio. Salve a tutti da Logos Web Radio, da Giulio Ferrante e Giusy Gullo. Eccoci al secondo appuntamento con la rubrica Scrusciu, disturba il silenzio, volta alla conoscenza dei fenomeni mafiosi e su come contrastarli, offrendo il resoconto del seminario Mafia e Antimafia, organizzato all'interno della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, in collaborazione con Libera. L'ospite del dibattito è stato il procuratore aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, il quale ha discusso ampiamente del fenomeno dell'Ndrangheta e della sua recente scalata ai vertici internazionali della criminalità organizzata. Il magistrato calabrese ha dapprima analizzato l'origine storica di questo fenomeno criminale, come si sia insediato nel territorio imponendo le sue regole e raccontando lo scenario della Calabria successivamente all'Unità d'Italia, illustrando la gerarchia dei vari ruoli all'interno delle organizzazioni e i principali proventi delle attività illecite, concentrate nel traffico di bestiame e nel trasporto di inerti ed altro materiale edilizio. In seguito si è discusso dell'ascesa dell'Ndrangheta dagli anni 70 in poi, quando si scatenarono nuove guerre fra locali diversi, provocando oltre 1000 morti. Il locale adesso si comporta come un grande investitore, con la necessità di aumentare e diversificare gli investimenti, all'interno dei quali entrano ingegneri, medici, avvocati, imprenditori e magistrati. Con la costituzione delle alleanze delle locali della Santa prima e del Vangelo poi, l'Ndrangheta si estende a macchia d'olio al di fuori dei propri confini, accrescendo il suo potere politico e decisionale, alleandosi con la massoneria deviata ed intensificando la propria attività economica e commerciale, puntando sull'estorsione di denaro, in modo tale da poterlo riciclare investendo in paradisi fiscali. Ci sarà quindi il settore dell'imprenditoria, dove 4 o 5 imprese devono vivere, lavorare, vincere appalti giocando al ribasso dell'offerta. Tutto questo ha permesso al fenomeno di muoversi liberamente all'interno delle istituzioni, non cercando la strada della guerra allo Stato, come fece Cosa Nostra, ma intensificando la propria azione, reinvestendo denaro sporco in attività legali. L'Ndrangheta, ha proseguito il dottor Gratteri, ha quasi il monopolio della cocaina in Europa. Per anni sottovalutata, considerata una mafia stracciona, ha potuto intraprendere facilmente legami con i trafficanti colombiani. Le 'ndrine fin da subito si sono dimostrate infatti credibili e affidabili. Il pentitismo dell'Ndrangheta è quasi inesistente a causa dei forti vincoli di sangue sulla quale essa si fonda. All'inizio degli anni Ottanta cambiava il consumo delle droghe e dall'eroina si passava alla cocaina. Inizialmente si facevano entrare piccoli quantitativi di cocaina, dai 10 ai 15 kg, fino ad arrivare ad oggi, che vede questa sostanza costituire l'80% nel consumo delle droghe. In seguito nel dibattito si è parlato delle intercettazioni. Secondo il governo, infatti, in Italia vi è un abuso di quest'ultime. Il dottor Gratteri le ha definite invece il mezzo più sicuro, economico e garantista nelle indagini di mafia. Infatti consentono di acquisire prove inconfutabili senza margine di discrezionalità. È la voce degli indagati che forma la prova. E non è vero, continua Gratteri, che le intercettazioni costano molto. Intercettare un telefono in un giorno costa 12 euro più IVA. Per un pedinamento, invece, ci vogliono dai 2.000 ai 3.000 euro al giorno. Infine una considerazione sul destino delle mafie, sulla loro da tutti anelata definitiva neutralizzazione. L'Ndrangheta finirà, ha detto Gratteri, quando finirà l'uomo. Forse si potrebbe pensare a come arginarla, ma in Calabria con le leggi e gli uomini di oggi, dice il procuratore, anche questo è un problema. In Calabria attualmente c'è un'organizzazione talmente forte da determinare le scelte economiche della regione stessa. Mentre in altri luoghi il lavoro rende liberi, in Calabria è l'opposto. Il lavoro rende schiavi perché il mercato del lavoro lo determina la mafia. L'incontro si è concluso dopo un intenso dibattito, al quale hanno preso parte numerosi studenti del corso, a testimonianza del fatto che occasioni di questo tipo sono importanti per dar voce ad un problema che riguarda tutti. E ringraziamo nuovamente il dottor Gratteri per il suo impegno ed il suo prezioso contributo e invitiamo chiunque abbia voglia di approfondire l'argomento a leggere La mala pianta, ultimo interessantissimo libro scritto dal dottor Gratteri insieme al dottor Antonio Nicaso. Un saluto da Giusy Gullo e Giulio Ferrante, Logos Web Radio www.ilblogos.it.